Liberi TV, siamo all'Ordine dei Medici di Roma, dove è stata appena effettuata la conferenza stampa dell'associazione Amica. Siamo con Mirella Parachini, che i radicali ben conoscono, ginecologa, che è una delle di loro che hanno esteso insomma questa lettera aperta al ministro Lorenzin per chiedere una cosa molto specifica. L'utilizzo dell'aborto farmacologico, che inizia a essere dopo almeno 5 anni mi pare una realtà conosciuta, mentre prima era anche molto ostacolata, è previsto dal Consiglio Superiore della Sanità che venga effettuato in ricovero ordinario. Loro chiedono semplicemente che questa pratica, per appropriatezza, che è uno dei canoni richiesti dalla Lorenzin anche per risparmiare in termini di sanità, in dei hospital, e addirittura la possibilità che questa l'aborto farmacologico venga esteso anche ai consultori e nei poliambulatori. Ci racconti meglio i dati che voi avete raccolto? Sì, in realtà è proprio nell'ottica della spirito che da molti anni, dal 99 ormai, lo ha ricordato la dottoressa Lopizzo di Amica nella conferenza stampa, nelle raccomandazioni di una buona organizzazione, adeguata organizzazione sanitaria, bisogna evitare di fare delle prestazioni che potrebbero essere fatte a costo minore con un costo maggiore, laddove venga garantita naturalmente il bene essere la salute del cittadino. Quindi non si capisce perché, in virtù di pareri non vincolanti, ce ne sono stati ben 3 da parte del Consiglio Superiore della Sanità, si debba ricorrere al ricovero ordinario per l'erogazione di una compressa. Non mi piace dire pasticca perché sembra sempre una banalizzazione. Questa questione è lungi dal voler essere una banalizzazione. Si tratta di una semplificazione, di una procedura in ordine a quello che è l'accordo, peraltro, con le regioni per ridurre, quando e dove possibile, l'ospedalizzazione. Erogare un farmaco, somministrare un farmaco, non necessita un ricovero né in regime di day hospital né in regime di ricovero ordinario. Esistono indubbiamente delle situazioni in cui è preferibile seguire la procedura in regime di day hospital, ma noi chiediamo, in accordo con la legge 194 del 78, che già prevedeva la possibilità di fare l'interruzione volontaria di gravidanza nei poliambulatori e nei consultori familiari, in accordo con la legge noi chiediamo che questo venga consentito in tutta Italia, ed è il contenuto della lettera aperta alla ministra Lorenzin. Ecco, voi specificate proprio che non c'è bisogno di fare nessuna variazione legislativa per arrivare a questa soluzione. Ricordiamo anche che appunto la somministrazione della RU486 è in una volta la RU486 vera e propria, e poi 2 giorni dopo, il terzo giorno, c'è da somministrare le prostaglandine. Ecco, quindi sono 2 somministrazioni di farmaci. Voi addirittura chiedete che possa essere fatto proprio a livello anche di consultorio. Sì, noi ci stiamo avvalendo in questa nostra richiesta non di un'idea che ci è venuta svegliandoci la mattina, ma dell'esperienza francese in particolare, anche se l'aborto a domicilio avviene in altri paesi europei, tutta la Scandinavia, il Portogallo, in Portogallo, in Spagna. L'esperienza francese è molto interessante. Loro si sono mossi nel 2002 avendo la necessità addirittura di modificare la legge per poter consentire ai medici di famiglia di dare il farmaco. Questa procedura ha consentito di avere una enorme pratica
della procedura, vedendo che non c'era né un aumento delle complicazioni né un aumento della discomfort delle donne. Le donne in diversi lavori scientifici, questo è anche stato pubblicato, hanno accettato il metodo farmacologico a domicilio con grande soddisfazione. All'inizio, e questo è interessante e dovrebbe servirci, i francesi erano partiti con la somministrazione del primo farmaco, come tu ricordavi, cioè del mifepristone, nello studio medico, e poi si faceva tornare la paziente due giorni dopo per dare la prostaglandina. A partire dal 2009, quando si sono resi conto che non succedeva assolutamente nulla nelle tre ore di osservazione in cui la paziente veniva trattenuta presso lo stabilimento di salute, hanno deciso di dare alla paziente lo stesso giorno della somministrazione del primo farmaco, cioè del mifepristone, la prostaglandina nelle mani della donna, che due giorni dopo a domicilio la assume. Quindi è forti di questa esperienza, che ormai è più che decennale, che noi ci sentiamo assolutamente serenamente e in accordo con le linee guida di proporre alla ministra di adeguare la nostra organizzazione sanitaria a quella che viene richiesta con questo metodo. Ecco, voglio farti un'ultima domanda, anche un po' provocatoria. Ovviamente l'aborto farmacologico non prevede che un medico, l'equipe medica, metta le mani addosso a una donna nel momento in cui la donna decide di interrompere volontariamente la sua gravidanza. Come mai, secondo te, certe femministe non scendono in campo in favore dell'aborto farmacologico piuttosto che quello chirurgico, e magari invece privilegiano una battaglia contro l'utero in affitto, come avviene in questi giorni, che tu hai giustamente citato durante la conferenza? Beh, bisognerebbe chiederlo a loro. Io credo che la resistenza ad un cambiamento, che è un cambiamento drammatico, perché è un passaggio da una procedura in cui la donna è passiva, subisce l'intervento, ad una procedura in cui la donna segue in prima persona quello che sta succedendo. Quindi è qualche cosa che secondo me, se avvenisse anche in altri ambiti, avrebbe una grossa portata. Io faccio spesso l'esempio del passaggio dal trattamento chirurgico dell'ulcera gastrica, nelle sue complicazioni anche drammatiche, al trattamento farmacologico. Non c'è voluta nessuna difficoltà, ovviamente, anzi, no, a passare da una metodica all'altra. È un esempio un po' grossolano, ma è solo per dire che se tu sei al corrente che c'è una pratica più semplice, non, come è stato ripetutamente sottolineato, non più banalizzante, perché uno dei grossi timori di questi gruppi femministi, o comunque con un passato di femministe, io direi, è proprio il fatto di temere che l'aborto diventi qualcosa di cui non importa più tanto alla struttura sanitaria. Cioè, fai l'aborto, fai da te, spesso viene chiamato così, e quindi te la sbrogli tu, non sei presa in carica da parte delle strutture sanitarie, e in questo senso le femministe in qualche modo temono un isolamento della donna e il fatto che questa esperienza venga relegata nel privato. Può anche essere una obiezione accettabile, ma se andiamo a vedere laddove viene applicato, se questo succede, ci renderemo conto che invece avviene proprio nei paesi che si prendono più a cuore la salute delle donne. Grazie Mirella Faracchini.